Ciao a tutti, continuiamo il nostro giro all'interno dei paddock della Val di Sole. Siamo con Chiara Teocchi, qui allo stand Bianchi. Approfittiamo dell'italianità per farci spiegare direttamente da lei le caratteristiche della sua bici per questa gara. Ma allora, per questa prova di Coppa del Mondo abbiamo scelto una colorazione particolare, infatti la nostra bici invece del solito celeste bianchi è rossa. E per quanto riguarda invece la mia bici che userò in gara, ho deciso di montare come gomme le prototype di Kenda. Monterò un telescopico che mi aiuterà meglio appunto nelle fasi della discesa. Per quanto riguarda invece la forcella, l'ho pompata a 63 PSI. Invece per quanto riguarda il cambio, ho deciso di montare un 32 davanti e una cassetta 11-46 dietro. Continuiamo il nostro giro qui da Bianchi con la bici di Stéphane Tempié. Anche qui particolari abbastanza interessanti, direi. A parte la colorazione rossa per questa gara, troviamo una trasmissione con una corona da 36 all'anteriore e una cassetta 11-40 Shimano al posteriore. Parlando invece di gomme, troviamo anche qui le Kenda Prototype con mescola morbida. All'anteriore troviamo una pressione di circa 1,35 bar e al posteriore 1,40. Per la forcella invece abbiamo una pressione di circa 70 PSI. Questa dovrebbe essere la configurazione finale per la gara di domenica, mentre invece per lo short track è ancora da definire, in quanto il percorso è ancora da pianificare al 100%. Siamo passati da Torpado, siamo con gara Crash Bummer. Approfittiamo perché domani sarà la presentazione del nuovo modello che Gerard porta in gara quest'oggi. E parlaci un po' di quello che c'è di nuovo sulla bici e del setting che usi. Sì, adesso lo provo da lunedì. Adesso sì, mi trovo benissimo. È un po' diversa, gli angoli sono non così come la vecchia e ha 2 cm più lunga. E, sì, in discesa non è più così nervosa, mi trovo benissimo e pesa 500 grammi in meno, per quello una gran differenza. Ok, poi mi dicevi trasmissione Shimano cassetta, sì. 11-40. Sì, sì. Davanti ce l'ho il 36. Ok. E anche a livello di gomme vedo che è scelta, sì, molto scorrevole. Sì, sì. Ok, Maxxis Aspen. Già da l'anno scorso avevo quei copotoni là. Cioè, oggi non piove, per quello. Speriamo questo. Bene. Siamo passati da Cannondale, siamo con la bici di Maxime Marot. Anche qui il setting rispetto alle altre gare non è cambiato moltissimo. La prima cosa che possiamo notare sulla nuova scalpel è la scelta delle coperture, che sono le più scorrevoli possibile. Infatti abbiamo la scelta di due Thunderbolt di Schwalbe. Come potete vedere, la parte centrale del battistrada è praticamente inesistente, i tasselli sono molto piccoli per la massima scorrevolezza. A livello di sospensioni, il meccanico ci ha detto che la scelta di Maxime è stata di rendere le sospensioni un po' più morbide per favorire il grip qui sulla parte di prato e sulla parte tecnica del percorso. Trasmissione, troviamo una corona da 36 abbinata a una cassetta 11-40, che è la scelta di tutte le gare per l'atleta francese, e possiamo concludere con il regista telescopico, molto utile sui passaggi tecnici di questo percorso. Per il resto il setup rimane più o meno identico alle altre gare. Siamo passati da Specialized, facciamo vedere un po' la bici di Annika Langvad. Abbiamo la Epic con una colorazione nuova che l'atleta utilizzerà fino alla fine della stagione. A livello di setting non ci sono grandi cambiamenti per questa gara, se non la scelta di due coperture Renegade, sia all'anteriore che al posteriore, al posto della Fast Track che uso di solito all'anteriore. Sospensioni leggermente più morbide, all'incirca 5-10 PSI di differenza. E per il resto il setup rimane più o meno lo stesso. Annika usa sempre il registrare telescopico, soprattutto su questo percorso che è abbastanza tecnico, e usa sempre anche il misuratore di potenza rotor sulla guarnitura. Per il resto la bici rimane più o meno simile alle configurazioni delle altre gare.
Siamo riusciti ad intercettare Matthew Van Der Poel e diamo un'occhiata un po' alla sua bici. Purtroppo non abbiamo il meccanico perché in questo momento è nell'area pit per assistere le donne elite, però possiamo far vedere un po' il montaggio della sua Canyon Lux personalizzata. Come possiamo vedere, partiamo dalla colorazione, che è una colorazione custom. Il modello, come abbiamo detto, è il nuovo Lux biammortizzato da Cross Country Marathon. Come potete vedere, sospensioni Fox. Possiamo vedere anche la nuova trasmissione XTR che vi abbiamo già presentato. Possiamo vedere che, a differenza di molti altri atleti, Matthew utilizza una cassetta 51 come massimo rapporto, il che è abbastanza insolito dato che la maggior parte degli atleti usano una 40 o massimo una 42 al posteriore. All'anteriore troviamo una corona da 36 denti. Possiamo vedere come Matthew non utilizzi un reggisella telescopico per questa gara, nonostante i passaggi molto tecnici. Anche i freni sono i nuovi XTR. E possiamo vedere come al posto del manettino del reggisella abbiamo il lockout per la forcella 32 Fox Factory. Per le coperture possiamo vedere che abbiamo la scelta di una coppia di Maxxis Icon, molto scorrevoli e soprattutto molto utili su questo fondo che è diventato molto asciutto e polveroso. Per le ruote, come abbiamo detto, il gruppo montato è il nuovo XTR e quindi abbiamo un set di ruote custom con mozzo XTR e cerchio in carbonio no brand.